Raggiungere l'autonomia energetica su tutta l'area protetta è il traguardo che ai vertici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano intendono raggiungere con il protocollo sottoscritto giovedì scorso a Vallo della Lucania con l'Enea nell'ambito del progetto New Energy Park Angelo Vassallo. La nostra attenzione, ha detto il presidente Tommaso Pellegrino, è sempre molto alta rispetto al tema delle fonti rinnovabili. È nostra intenzione redigere un nuovo piano energetico del parco in linea con tutti i progetti legati all'ambiente e a tutela del territorio che abbiamo messo in campo fino ad oggi. Per realizzare tutto questo occorre prima informare e sensibilizzare le istituzioni locali sulle energie rinnovabili. Per questo motivo l'Enea presenterà agli amministratori un programma operativo e degli strumenti per avviare una riqualificazione sia a livello gestionale sia a livello tecnologico dell'infrastruttura della pubblica illuminazione. Inizia quindi nell'area protetta un nuovo percorso che negli anni dovrebbe favorire la diffusione in tutti i comuni dell'illuminazione a LED, del fotovoltaico, del solare e dell'idroelettrico, migliorando in questo modo la qualità energetica e quindi l'ambiente. Un sogno di Angelo Vassallo che si realizza, per questo il progetto sottoscritto presso la sede del parco porta il suo nome.